Il momento del gioco telefonico. Bravo. E allora adesso giochiamo con il telefono in mano. Per ogni domanda posta Luciano vorrà la risposta. Oppa! Piano piano che qua già mamma mia. Già ingessato. Mamma mia, vabbè, buonasera a tutti. Benvenuti in questa splendida cornice. Ricordiamo, qui siamo a Salso Maggiore Terme. No, non siamo a Salso Dove Maggiore vai? Terme. No, c'era non la mi bolla abbandonare, mi sento... No, no, prego, sento... prego. Allora. Non li abbandonare, a proposito, questo è un messaggio. Non questo li è un messaggio... posso dire una barzelletta? Sociale. Posso dire una barzelletta? Se proprio devi. No, dopo le vacanze di Natale. Vabbè, allora, no. C'è un ragazzo che va in enoteca e dice... Senta, vorrei un bicchiere di vino per mio nonno. E questo fa, ah, bianco o rosso? Vabbè, tanto quello non ci vede. È uguale, nel senso, capito? È uguale. Allora, vabbè, facciamo che ci è piaciuta. Ci è piaciuta. Dopo Natale ci siamo rotti di questo gioco telefonico. Oh, è vero, basta, non se ne può più di questo gioco telefonico. Ho deciso di cambiare. Finalmente. E per cambiare voglio rendere omaggio ad una famosissima... Piano. Famosissima. Famosissima trasmissione Rai che si chiamava Scala Reale. Quindi oggi non facciamo la domanda, non facciamo, ma facciamo un gioco di carte. Telefonico. Al telefono. Sì. Va bene, proviamo, proviamo. È proviamo. Un esperimento. Cioè, l'ha provato una volta David Copperfield, ma non ce l'ha fatta. Va non bene. Ce l'ha noi, figura di noi. Però noi va proveremo. Bene. Va bene. Allora che le linee faccio? Sono libere. Non lo so. Allora, le linee sono libere, dai, alza la cornetta. Non lo posso dire. Perché? È solo alza la cornetta. Pronto? Pronto, chi c'è in linea? Pronto, sono Sergio. Sergio, pronto, Sergio, da dove chiama? Da Boiano, in provincia di Campobasso. Boiano! Boiano in provincia di Campobasso. A Boiano fanno le mozzarelle, è vero, signor Sergio? Esattamente. Hai visto che sono preparato certo, su tante tu sei cose. Di Campobasso. Su costume sono preparato sì, io. Società, allora, va bene. Senta, allora abbiamo capito che facciamo. Giochiamo a un gioco bellissimo, il poker. Ci sa giocare? Sì, non c'è male. Non c'è male. Non è che l'ho chiesto come sta, ho detto se ci sa giocare o no. Sa sì, giocare, sa giocare. Non c'è male. Non c'è male. Vabbè. Che significa insomma? Vabbè, ce l'ha un mazzo di carte adatte a questo gioco? Carte francesi. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Ma lei ha giocato in questi giorni? Perché in questi giorni si gioca tanto. Ha giocato. Ha giocato? Un po' di tombola. Un po' di tombola. A poker ha giocato? Poker no. No. E ci giochiamo noi. E ci giochiamo. Appunto, qui arriva Barcella. Per... Allora, io ho un mazzo di carte mio. E lei avrà un mazzo di carte su. No, volevo controllare. Io ho già mischiato. Lei deve mischiare, mischi un po'. Non posso mischiare ancora. No, ho mischiato. Ha mischiato lei? Nemmeno spaccare. Sì. No, vabbè. Io ho già mischiato e spaccato. Già spaccato. Ma noi non le vediamo le carte del signore. Scusi, signor Sergio. Non funziona questa cosa. Lascia perdere, vabbè. È bellissimo. Lei ha... La fiducia. Lei ha alzato? Ho alzato. Non imbrogli però, per cortesia. No, non no. Anche perché te ne accorgo. No? Allora io mi do 5 carte a me. Che lui, per esempio, ieri sera ha detto alzato, alzato, invece non era vero. Ce ne siamo accorti tutti. Si è dato 5 carte? Stava con l'avvocato. Mi sono dato anche io le 5 carte. Allora, io vado a guardare le 5 carte? Un attimo, Sì. La dobbiamo mettere un rullo di tamburi. Per... Ma basta avere un rullo di tamburi? Allora. Quando deve così durare. Si gioca a poker. Tu subito devi far capire che c'hai un punto. Allora, io ci ho servito, non devo cambiare. Lei vuole cambiare qualche carta? Io una carta. Cambia una carta. Non... Posso dire? Sta venendo male. No, no, è bello. Sta venendo male. Sta venendo bene. Sta venendo male. Allora, non imbrogli però. Cambia una carta, metta la carta. Non si capisce. Ho cambiato. Allora, lei che si gioca, io mi gioco 4 tazzine. 4 tazzine, lei che si gioca. Le tazzine sono come le fish. Esatto. Un set, io mi gioco un set di tazzine. Un set di tazzine, un set va di bene, tazzine, set va bene. Bene. Allora, va scarto? Bene. Vado? Scarto. Allora, io c'ho un bel Tris d'assi. È un bel punto, un bel punto. È un bel punto, ma adesso lui ci dice il suo risultato. Invece lei che... Io ho una scala.
Scala. Mamma. Proprio ho Scala, Gianè. Ma noi come facciamo a sapere? Allora. Scusi, Scala di cosa? Io mi fido di lei, però come facciamo a sapere che è così? Vabbè, se lo sta dicendo. Testimone. Come? Ha un testimone. Chi è il testimone? Perché? La mia compagna. Me la passa, per favore? Assolutamente. Grazie. Francesca. Buonasera, sono Francesca. Buonasera, Francesca, senta. Francesca. Francesca, mi senti? Sì. Io ti sono vicina, Francesca. Grazie, credimi. Ne ho bisogno, grazie. Ti capisco, allora, Francesca, siccome qua è in qualità di testimone, lei mi assicura che il suo compagno ha una scala? Sì, ma non nella cantina. La scala. No, con le carte la vedo, è una scala. Allora, ha vinto. Ho perso io. Ha vinto. Complimenti. Attendiamo le va bene, grazie mille. Grazie, arrivederci. Continuate grazie a seguirci nonostante questo gioco. Sfortunato al gioco, fortunato.